fermo, fermo. Sto a creare atmosfera allegra con l'ovole. Oggi l'atmosfera non è allegra. Ma perché? Bella a tutti ragazzi, what's up? E benvenuti a questo terzo episodio di Minecraft The Asylum. Oggi la luce è un po' più sparata, ma se l'atmosfera si crea... Si crea, insomma, avete capito, no? Speriamo che sia l'ultimo episodio. Tuffiamoci subito in game. Let's go! C'eravamo lasciati qui davanti a questo bivio. Allora, qui c'erano tipo le camerate, non si sa che cazzo ci sta, con le tracce di sangue che chissà dove portano, chissà chi le ha fatte. Portano sempre dietro a un quadro che... non lo so, insomma, dietro non c'è sta niente, come sempre. E qua ci sta una sorta di bagno, non si sa che è un lavandino, i cessi, uno pure aperto, sti maleducati. E qua ci stanno le docce, giustamente, quindi se io tiro la leva l'acqua esce, in teoria no, manco per cazzo, le docce sono rotte. Dentro questa chest c'è un libro, My Feet. Quindi praticamente dentro questa sala non abbiamo trovato niente e non ci rimane altro che salire le scale che abbiamo visto nello scorso episodio. Sicuramente qui troveremo la fine della nostra storia, magari qualche stanza bonus, qualcosa di figo, non si sa. Qui altre scale, raga, altre scale che, vabbè, se tanto portano. Esploriamo piano piano tutte le stanze. Qui Clockwork Jukebox. Qua dentro non c'è sta niente, molto simpatici, chest vuote. E qua una libreria. Ok, le librerie dentro questa mappa, da quel che abbiamo visto, hanno una funzione abbastanza fine a se stessa. Nel senso che non ci sta veramente niente. Qua c'è sta una scala che porta su. Ok, per spiare. Ma che cazzo? Cosa cazzo è? Fammi andare a vedere. Corri, 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 corri. No, sono chiuso. Mi hanno chiuso dentro. No, non è vero. Ah, sì, mo mi hanno aperto. Quello si è dato. Però ha lasciato le orme. Ha lasciato la scia come le rumache. Vabbè, andiamo avanti, insomma, non ci facciamo impressionare da queste cose, che tanto ne capiteranno veramente tante, penso. Qui stanze su stanze, raga, non finiremo più di esplorare sta mappa. Qua c'è una sorta di scrivania, non lo so, forse era l'ufficio di qualcuno che doveva controllare. Qua è tutto buio, intanto serve la torcia per forza. Io cerco sempre di usarla al meno possibile, perché è veramente scomoda, scomoda. Torniamo indietro e mi sa che adesso è arrivata l'ora di salire le scale. Eh beh, io spacco tutti i quadri possibili perché mi stanno veramente sulle palle. Ok, non possiamo fare altro che salire le scale, quindi andiamo a vedere cosa ci riserva il piano superiore. Io spero di riuscire a scappare da questo manicomio, perché sono tre episodi che sto qua dentro. Ho sentito una porta aprirsi intanto. E stavo dicendo, sono tre episodi che sto qua dentro, non ne la faccio più, devo scappare. Qua intanto è la mensa. Ok, molto carina, veramente bravi come l'avete costruita. Qua che c'è sta? Non c'è sta niente. Esattamente, non c'è sta proprio niente. Tanto c'ho una paura io che mi possa capitare qualcosa di brutto. Ecco, io tipo questo tunnel, questa specie di corridoio, non è molto... No, che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Quello sta venendo contro di me. Oh! Ha piottato una cifra, raga. Ha piottato una cifra. Vabbè, penso che quello sia stato il jumpscare di questo corridoio. Qua mi sa che non si può entrare da nessuna parte. Dobbiamo andare da dove il mostro è venuto. La prima regola dei film horror è che se vedi una bambina in un angolo girata verso il muro, tu devi andare là e tirargli un'accettata in testa. Però qua penso che non si possa fare. Andiamo a vedere. Cosa cazzo state facendo? Questa è tipo la stanza dei giochi. Io posso solo aprire le chest. Una chiave intanto qua. Raga, a me sti cosi mi fanno un sacco moti. Sicuramente apro una chest e questi mi partono. Ok, loro stanno fermi qua. La cosa positiva è che ho una chiave bonus, una chiave in più, che sicuramente mi servirà per aprire qualche porta di queste qua, ma proprio sicuro. Allora, raga, ho provato con questa chiave ad aprire tutte queste porte in questo corridoio, ma non è successo niente. Quindi, visto che sono un po' penalizzato perché sto giocando senza texture adatta, e lo vedete, insomma, che tutti gli elementi non sono dove dovrebbero essere, non sono come dovrebbero essere, sono andato a controllare e la chiave, a quanto pare, che abbiamo appena trovato, serve per aprire la restricted area che abbiamo, appunto, visto nel primo episodio, mi sembra. E adesso proviamo proprio ad andare lì. Penso sia quella la porta da aprire. Controlliamo. Ok, siamo arrivati davanti alla restricted area. Adesso vediamo se effettivamente la chiave serve a questo. Infatti serviva proprio a questo. Stiamo entrando appunto in l'ultima stanza, penso. Penso che sia l'ultima stanza. Vediamo, insomma, cosa ci riserva.
quali sorprese ci riserva. Sicuramente, regà, sarà tosta. Ma qua c'è sta sto corridoio, tutte porte strane. Intanto, devo dire, veramente carina questo stile che hanno usato per costruire questo manicomio spettacolare. Qua che c'è sta? Extraction Room. Vediamo cosa c'è dentro questo Extraction. Manco io faccio a dirlo. Niente, beh. Morto così? Oh, lì c'è uno che mi guarda. Non posso fare niente. Sicuramente qua ci sarà un discorso, regà, perché è proprio palese la cosa. Solo che non c'ho la texture e non l'ho trovata la texture. Quindi, regà, boh, mi pare strano. Questo che sta a fa qua? Sta fermo, ci fissa un'armatura senza testa. Cioè, un tipo, non si sa cos'è. Qui continua a fissare senza parlare, senza tirare fuori una parola, con la luce intanto che si accende e si spegne dietro di lui, cioè così a buffo. Non succede niente, regà, boh. Poi siamo circondati dalla bedrock, quindi neanche posso fare niente. Devo aspettare qualcosa, forse. Questo in teoria, credo, con la texture adatta, sia stato proprio un discorso di questo personaggio che purtroppo non abbiamo capito. Ecco, si è praticamente teletrasportato contro di noi. E qua c'è scritto finisci tutto. Vabbè, premiamo sta leva qua, any roll. Perfetto, quindi è tutto finito con dei blocchi di ferro che ci cascavano addosso, quindi praticamente la morte è stata la fine e ci ha teletrasportato qua. Io non so cosa ha detto quel personaggio, qualcosa avrà detto, insomma, però regà, non si sa, saranno stati discorsi futili. E poi ci si è lanciato contro così, e ho premuto la leva pensando di uscire da sto manicomio, invece no, siamo morti. Qua sono tutti i creatori, questa è la stanza finale, qua hanno tutte queste brutte bestiacce. Questo era Minecraft The Asylum senza texture adatta, quindi regà, è stata una mappa un po' diversa, l'abbiamo giocata come non si doveva giocare, ma come tutto del resto noi facciamo sempre i video come non si dovrebbero fare, ma questo è proprio il bello di questo canale. Quindi regà, insomma, dai, dai, ci ha fatto cagà, non tanto quanto avrebbe dovuto, perché purtroppo non c'avevamo i suoni, ma vabbè, quelle sono altre cose. Ragazzi, questo terzo episodio, ultimo episodio di Minecraft The Asylum finisce qui. Spero veramente vi sia piaciuto, è stata una mini avventura. Dalla prossima settimana partirà una delle avventure serie, le serie quelle più corpulente, più lunghe, più toste, insomma. Ancora devo decidere la mappa, però sarà una cosa figa, raga, perché si cerca sempre di scegliere al top. Seguite tutti i video collettivi che sono usciti ultimamente, regà. Seguite anche la serie di Paolo che sta andando benissimo. Eh sì, ho dato un calo di visualizzazioni, a me questa cosa non sta bene. Mo capisco tutto che è estate, ma me la dovete, cioè, dovete seguirmi, capito? Basta, estate dove accadono le cose, incontri scontri. Porca. Non me lo Ciao, dico. Ciao, la grazie. faremo fare la chiusura? Con me? Guarda, sarebbe un onore in realtà per me fare questa E chiusura quindi, di come ho questa detto, saga. insomma, seguite tutti i vari video. Questa era Minecraft The Asylum. Gli ho detto già come non andrebbe giocata, perché vedi, la texture non è quella Sì, che. no. Ma non l'ho trovata, quindi Ma va bene così. non importa. Spero quindi vi sia piaciuta. Noi ci vediamo con una prossima avventura qui, dal terzo episodio, dall'ultimo episodio di Minecraft The Asylum. È tutto da Ale e Paolo, è tutto. Yo! I remember